E loro sanno che cosa hanno firmato, quindi? Noi hanno spiegato. Qualcuno gli ha chiesto ieri se volevano fare richiesta di protezione internazionale ieri? No, nessuno, niente. E poi chiedere a tutti se hanno questo. Tutti hanno questo foglio qua? Gli avvocati che li devono aiutare. Nel provvedimento che loro hanno avuto ieri c'è scritto che loro non si sono avvalsi della facoltà di chiedere la protezione internazionale. Molti di loro dicono che non è vero, altri dicono che non hanno capito. Sono siriani, sono egiziani, quindi hanno dietro le spalle sicuramente delle storie brutte, e quindi impugnare il provvedimento e poi decidere insieme a loro che cosa fare. Dicono perché non abbiamo fatto l'asilo, perché se andiamo, noi vogliamo andare in Germania, non vogliamo rimanere in Italia. Ci facciamo l'asilo qua, verremo prese in Germania, ci manderanno sempre qua. Ma il fatto che loro già hanno fatto dei brutti in Italia, già purtroppo hanno radicato la competenza qui. Che il suo arba è molto meglio del mio. Molto meglio, il mio è proprio di base. جايين مركب الثاني راح ياخذوا وحدين منكم ماشي يا شباب واحد 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 دم وسون ثانك يو This hand is not okay, and my head, yeah. Also my back also, yeah. I got a lot of injuries in the second prison, the second time that I tried to come to sea. We came, when we entered the sea, the fuel was not enough. Fuel got finished, and we called alarm phone. Alarm phone fix the call and tell us that we are far from them, unless we talk to Libyan Coast Guard. When they talk to Libyan Coast Guard, they don't want to come. That time we spent 3 days on water. Yeah, I'm going to apply for asylum. And my dream, I want to continue my education because I want to be a doctor. لا راح اكمل على اوروبا لانه انا اخي بالمانيا وتعلم لغه ادرس واشتغل I like to go to my daughter. She lives in France. She have a baby there and I wish I can go there and stay next to my daughter. And I can do something for French people.